Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis e oggi, come promesso, vi porto la mia run commentata di Bahamut alla difficoltà Very Hard, che praticamente è lo step che vi serve per poter completare uno degli obiettivi e successivamente vincolare la summon di Bahamut a voi, ovviamente completando anche tutti gli altri obiettivi. Detto ciò, il team che ho utilizzato io è molto particolare. Cercherò di studiare qualche altro setup, ovviamente più in là, ma vi dico già che comunque questa run si è basata anche un po' su un po' di sfiga, cioè un po' di fortuna e anche un po' di sfiga, ma che comunque vi commenterò durante la battaglia, quindi non vi preoccupate. Detto ciò, vi faccio vedere il setup e ovviamente vi spiego la funzionalità di questo setup. Come potete vedere, il power raccomandato per questa difficoltà è di 200.000. Io ho un power di 219.000, ma vi posso assicurare che purtroppo è diciamo questa battaglia di Bahamut in Very Hard è molto molto particolare, è molto tecnica e purtroppo io a un certo punto ho dovuto tra virgolette rinunciare e andare in modalità kamikaze proprio per riuscire a vincere, perché con il team che comunque possiedo, con le armi che possiedo, non posso coprire tutte le varie diciamo tutti i vari debuff che subisco dal nostro re dei dragoni. Per quanto riguarda i personaggi, ovviamente ho come main DPS in questo caso Sephiroth, che mi aiuta ovviamente per quanto riguarda i danni e ovviamente mi aiuta anche per quanto riguarda i debuff. Infatti utilizzo un setup con Wing Edge come arma principale per i danni e Spada di Kuja come secondaria per debuffare attacco magico e attacco fisico in una volta sola. E questa è una cosa che comunque è molto 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 utile. Le materie ovviamente lasciatele perdere, perché in questo caso mi servono solo ed esclusivamente per incrementare le mie statistiche, che comunque sono abbastanza buone. Vi consiglio di in teoria stare sopra i 6500 HP. Molto 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 pesante è l'attacco iniziale di Bahamut, ovvero il Dragon Dive, dove riesce a togliervi anche 6100-6200 nonostante il debuff. Quindi dovete avere almeno 6500 HP per incominciare. Io purtroppo non ce li ho questi HP con tutti i personaggi e infatti ho dovuto, diciamo, orchestrare un po' la mia strategia per riuscire a compiere il tutto per il meglio. Sub weapon che mi aumentano ovviamente attacco magico, attacco ghiaccio e difesa magica, almeno un pochettino. Qui la difesa magica e la difesa fisica camminano di pari passo, ma ovviamente è più importante la difesa magica, perché il Mega Flare nel momento in cui verrà sparato ovviamente farà danni magici. Quindi se riuscite cercate appunto di portarvi su la difesa magica. Come potete notare, io qui ho armi che mi aumentano attacco magico, fisico e ghiaccio, HP con abilità magica e poi HP e difesa magica, che sono praticamente le stats che mi servono di più. Infatti Sephiroth riesce ad arrivare a 7500 HP, che sono più che sufficienti per resistere al Dragon Dive. Se ovviamente avete difficoltà, resettate le run fino a quando non viene targettato il vostro personaggio con più HP, altrimenti cercate di portarli tutti su e poi cercare di gestirvela un po' meglio. Per quanto riguarda invece il secondo personaggio è Barret. In questo caso potreste usare anche Matt se avete Matt, ma io personalmente consiglio Barret, almeno in questo caso, semplicemente perché abbiamo la possibilità di incrementare tantissimo la percentuale di healing, che mi arriva più in alto addirittura di Eris. Con 6200 HP purtroppo, quindi non riesco ad arrivare alla soglia dei 6500, ottimo healing però, che comunque sia mi consente di curare tutti in modo facile. Arma nuova,
che ovviamente viene utilizzato come arma principale per sfruttare le cure AOE, e come arma secondaria invece utilizzo quella nuova dell'evento di, diciamo, della Hell House, semplicemente perché mi permette di ridurre la difesa magica del mio avversario e quindi permettere a Sephiroth di accelerare un pochettino le cose. Tanto Barret non serve nel fare danni, serve semplicemente per curare, buffare e debuffare, in questo caso Bahamut, quindi le materie comunque non guardatele, tranne l'ultima, che è appunto la materia di cura che mi serve. Subweapon tutte quante con healing e difesa magica, proprio una tripletta incredibile che mi consentono di ottenere un Barret molto forte magicamente, purtroppo non fisicamente, anche se 130 è alto, ma Bahamut avrà la possibilità di debuffare la difesa, e purtroppo in questo team io non riesco a ripristinare i buff di difesa, purtroppo. Potrei effettivamente utilizzare Barret con la Assault Gun al posto di quest'arma e quindi evitare, diciamo, il debuff di difesa magica di Bahamut, però dovrei provare questa alternativa, nel caso poi magari vi farò sapere tramite live o in generale vi farò sapere. Per quanto riguarda invece Cloud, Cloud è il mio secondo DPS, con lui riesco ad arrivare sopra i 6500 HP, discreta difesa magica di 126 appena, che purtroppo mi vanno a diminuire l'attacco, perché ho deciso di giocare con Cloud d'astuzia, quindi mettere l'arma di Halloween che mi consente di ottenere difesa magica per tutti quanti, perché verso la fine, nel momento in cui dovrò subire in un modo o nell'altro il Mega Flare, posso comunque difendermi. Sephiroth debuffa l'attacco, io buffo la difesa, quindi in teoria riusciamo poi a sopravvivere. Al solito le materie sempre e solo per aumentare le statistiche, e tutte le sub-weapon che mi aumentano attacco fisico, abilità di danno fisico e poi attacco, scusatemi, HP e difesa magica. Sarei quasi curioso di alternare un altro personaggio a Cloud, ma qui i danni comunque servono, anche perché ho fatto rank S nonostante mi sia morto un personaggio, quindi vi spoilerò che già mi è morto un personaggio, ma ho fatto comunque rank S proprio perché i danni sono riusciti a farli in modo quasi continuativo. L'unica pecca in questo caso, ripeto, è Barret, che non supera i 6500 HP, però... diciamo che alla fine dovremmo accettare. Per fare il setup perfetto, in teoria dovrei togliere l'arma dell'evento della Hell House e mettere l'Assault Gun, che mi fa scendere un pochettino le statistiche, però mi darebbe la protezione per tutto, perché Cloud mi protegge dal punto di vista magico, Barret mi protegge dal punto di vista fisico, Sephiroth debuffa e quindi riusciamo un pochettino a gestire Bahamut. Però vi faccio vedere che anche senza il buff fisico, sacrificando purtroppo uno dei miei personaggi, siamo comunque riusciti a portarcela a casa, non in maniera pulita, non in maniera perfetta, però ce la siamo portata a casa. Quindi detto questo, io vi lascio con la run commentata. Detto ciò, spero che il video possa esservi utile e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. Bye bye. Eccoci qua con la run commentata di Bahamut. Ovviamente scontro bellissimo, Bahamut con la skin del remake è assolutamente fantastico. Cominciamo subito con buffare Sephiroth, ovviamente con Barret che avrà come ruolo principale il buff per Sephiroth, per permettergli di fare comunque molti più danni, e ovviamente debuffare la difesa fisica e la difesa magica, scusatemi, proprio per permettere a Sephiroth di giocarsela bene. Qui Sephiroth debuffa attacco fisico e attacco magico, proprio perché il primo attacco che subiamo è il dive bomb. Sephiroth ha comunque tanti HP, riesce a gestirlo. Con Barret curiamo subito, perché comunque qui Bahamut è molto infame. Solitamente dopo il primo Dragon Dive inizia ad attaccare subito il personaggio con pochi HP. Quindi passiamo in slot difensivo, curiamo, ripariamoci e dopodiché andiamo al contrattacco. Ora qui Bahamut inizia a fare un po' di danni un po' a tutti, cosa che in realtà ci interessa ben poco. Con Barret piano piano continuiamo a curare tutta la squadra, mentre invece con gli altri personaggi li lasciamo giocare, li lasciamo combattere e abbassare
la potenza, diciamo, della barra del Mega Flare, che per due volte potrà essere interrotto, mentre invece la terza volta purtroppo lo dobbiamo subire a prescindere, quindi possiamo farci ben poco. Qui con Sephiroth accelero un pochettino la situazione, perché ovviamente il semi-auto non mi fa fare gli attacchi subito, quindi me li fa fare dopo un po'. Sephiroth fortunatamente mi fa tanti danni, quindi mi aiuta veramente veramente tanto. Qui accumuliamo le summon, Sephiroth che comunque continua a debuffare, e qui prendiamo il primo debuff di difesa magica, che togliamo subito con Cloud, perché comunque Cloud mi permette di pulire questa situazione. Subiamo un pochettino di danno fisico tramite gli spin dive, ma questi sono attacchi che comunque si possono gestire, si possono subire tranquillamente, e quindi continuiamo ad andare. Conservo le summon semplicemente perché aspetto che Bahamut ricarichi la sua barra di Mega Flare e potergliela, ecco come in questo caso, e potergliela praticamente diminuire il più velocemente possibile grazie alle summon. Infatti nel momento in cui facciamo danni, come potete vedere, abbiamo già una bella riduzione, quasi della, anzi più della metà, con due summon, e poi successivamente con gli attacchi finali che appunto i miei personaggi mi consentono di stoppare. Quindi barra di Mega Flare stoppata. Ribaffiamo ancora Sephiroth, cerchiamo di fare praticamente sempre le stesse rotazioni, mantenendo sempre i nostri personaggi con un buon quantitativo di HP. Sephiroth continuerà a debuffare tutte le volte che ovviamente scadranno i debuff. Qui invece purtroppo subiamo il debuff di difesa fisica, debuff di difesa fisica che non posso counterare in nessun modo, purtroppo, perché se avessi avuto Barret con ovviamente la sua arma avrei potuto gestire la situazione, ma purtroppo non è così. Qui invece bisogna fare attenzione, perché qui essendo questi dei sigilli particolari praticamente si rischia di non breccare Bahamut, quindi il consiglio che vi do è quello di gestire manualmente tutta la situazione e attaccare con qualsiasi attacco a 3 barre a TB per breccare il più velocemente possibile, perché altrimenti rischiate di subire un Dragon Dive e praticamente farvi morire un personaggio. Qui abbiamo nuovamente tutte quante le limit che decido di fare, perché qua so già che mi morirà Barret, dato che appunto è stato targettato Barret, so già che per l'appunto mi morirà Barret, quindi decido di fare le limit proprio per fare qualche danno in più e portarmi verso la fase finale. Ovviamente già capi rossi, quindi siamo messi abbastanza bene. Prima di crepare definitivamente aspetto un altro pochino e rilancio un'altra difesa magica down, poi switch in difesa, ma è completamente inutile perché purtroppo senza cioè purtroppo con i debuff difensivi purtroppo subisco danni, che tra l'altro subisco 6700, quindi se mi avesse targettato Sephiroth paradossalmente sarebbe sopravvissuto anche Cloud, quindi qua sono stato sfigato e fortunato allo stesso tempo. Sfigato perché ho perso un personaggio e quindi avrei potuto vincere con tutti e 3 personaggi vivi, mentre invece fortunato, cioè sì, sfortunato perché mi è morto un personaggio che sicuramente non mi sarebbe dovuto morire, fortunato invece perché non mi ha tolto nessun DPS, quindi io ho cominciato in questo caso a buffarmi con Cloud, debuffare con Sephiroth al massimo delle possibilità per evitare comunque di subire questo Mega Flare. La cosa buona è che qui ero full HP, essendo full HP me la sono giocata, ho detto va bene, vediamo che cosa succede, vediamo se riesco in un modo o nell'altro a difendermi. Qui riesco a buffarmi preciso preciso. Bahamut è debuffato di un livello, quindi non ha l'attacco a pieno regime. Cloud mi ha difeso al massimo e come potete notare riesco praticamente a sopravvivere al pelo, letteralmente a pelo, a questo attacco. A questo punto non posso curarmi, non posso fare nulla, sono completamente scoperto e quindi vado all'in. Decido di andare con tutta la mia potenza
E la cosa buona di questo combattimento è che Bahamut non attaccherà più, ma continuerà a caricare Mega Flare. Quindi starà fermo per 5 secondi. In quei 5 secondi dovete dare il tutto per tutto, ragazzi. Dovete spingere e dovete fare danni come se non ci fosse un domani. Infatti io qui poi, proprio per chiudere, per tagliare la testa al toro, appena è arrivata la summon, ho fatto la summon e praticamente sono riuscito a eliminare Bahamut. Se mi avesse targettato un altro personaggio, probabilmente non sarei neanche, cioè non mi sarebbe morto nessuno. Però, come potete notare, addirittura record alto, punteggio addirittura score S, quindi mi è andata molto bene questa battaglia. E quindi sono molto soddisfatto. Sono molto molto soddisfatto di quello che sono riuscito a fare. Il team comunque funziona. Potreste provare l'alternativa per evitare di diciamo morire o comunque di perdere personaggi, di utilizzare magari Barret con l'Assault Gun e rimuovere il debuff di difesa fisica rinunciando all'abbassamento della difesa magica, ma questo ovviamente spetta a voi, perché sarete voi a provare poi ovviamente i vari setup in base a quello che avete a disposizione. Questa era semplicemente un'idea, una mia idea per riuscire a battere Bahamut in Very Hard. Spero che questo video possa esservi utile. Fatemi sapere sotto se ovviamente avete bisogno di un consiglio o avete bisogno magari di, non lo so, di fare qualche domanda per trovare delle soluzioni alternative. Detto questo, io vi ringrazio per essere stati con me. Spero che il video possa esservi stato utile e noi ci becchiamo alla prossima. Bye bye.